Buon salvone, appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su Twitch. E oggi siamo a un puntatone incredibile nella nostra Bilbao Challenge, perché? Perché chiaramente finisce il 2019 in questo episodio e inizia il 2020. Un 2020 che spero sia carico di nuovi giocatori, ma il DS sta dormendo bellatamente in questa challenge in cui dovrebbe essere lui appunto a fare il nostro mercato. Oggi vedremo sicuramente la Real Sociedad, il Mallorca e il Betis, due partite in casa e una fuori casa. Quando siamo in casa noi dobbiamo tentare di fare più punti possibile, mentre quando siamo fuori casa, diciamo, è chiaro che in questo gioco la situazione si fa un po' più difficile. Mi pare che in FM19 sinceramente non fosse così complicato riuscire a portarsi a casa i tre punti fuori casa. Forse è un po' troppo accentuata quest'anno a questa cosa, almeno io la noto così. Andiamo a vedere i nostri avversari. Vediamo un po' come si mettono in campo. 4-4-2. Questo è un modulo davvero molto molto strano, non solo perché è asimmetrico, ma perché ci sono tanti ruoli che tendono un po' a pestarsi i piedi tra di loro. Prendiamo la parte di sinistra di questo 4-4-2, che è sicuramente quella più offensiva. Troviamo un terzino fortificante che dovrebbe andare fino in fondo, ma viene un po' tappato dall'ala, ala che non gli lascia mai lo spazio perché appunto fa lo stesso movimento fino in fondo. Alla che però a sua volta viene un po' contrastata dalla mezzala. La mezzala quando parte tende ad allargarsi e appunto va nella zona di competenza dell'ala. Tanto più che qui non ci sta un centravanti che perlomeno attaccando la profondità avrebbe lasciato un po' di spazio sulla tre quarti per le incursioni della mezzala. Altra situazione curiosa è che accanto alla seconda punta c'è una punta completa. Entrambi questi attaccanti teoricamente dovrebbero lavorare per un centravanti o comunque per un altro attaccante che attacca la profondità tipo l'uomo d'aria. Nella parte destra invece c'è sicuramente più pensiero, perché troviamo un palleggiatore, tra l'altro molto molto basso, e tutta la parte di destra è molto molto bassa, perché troviamo addirittura un'ala che pressa, che si vede poco spesso, che tende a non spingere più di tanto, e poi troviamo un terzino di difesa, lo capiamo perché stavolta, guardate, è molto più basso rispetto al difensore centrale. Poiché giochiamo in casa e il nostro avversario è un baricentro molto basso e attacca solo da un lato, potremmo fare un po' quello che vogliamo. Potremmo mettere un 4-3 attaccando magari più appunto da questo lato, potremmo metterci a specchio col 4-4-2 o potremmo azzardare anche un 4-2-3-1 che però non utilizziamo veramente da tempo in memore. Vediamo un po' chi si è allenato meglio per quanto riguarda questa settimana. Dobbiamo mettere per forza Iñaki Williams e Kenan Cotro, per il resto siamo abbastanza liberi di scegliere quello che vogliamo. Potremmo quindi metterci con il classico 4-4-2 che ci sta accompagnando in questa stagione, con il ritorno di Muniain come CCQ. Volendo avremmo potuto mettere anche Raul Garcia, che si è anche distinto nelle ultime 5 partite, però è anche vero che il ragazzo ha ormai solo 10 in accelerazione e sinceramente non lo vedo benissimo a scorrazzare centralmente come CCQ, quindi in questo caso sfruttiamo Muniain, che tra l'altro nello scorso episodio ha fatto anche un grandissimo gol. Andiamo avanti e scendiamo finalmente sul campo. Ci sarà una rimessa tra le per il Bilbao con Codro che la gira Muniain. Muniain prova a scorrazzare centralmente, viene però fermato da Merino. Gran giocatore, molto interessante questo Merino, ho avuto modo di provarlo ed è davvero molto efficace sul campo. Attenzione a questo Iñaki Williams, che ha subito provato l'acuto della partita, però il portiere si è salvato. Calcio d'angolo, Ibai Gomez ancora sul primo palo per Iñaki Núñez, che però stavolta non trova il tempo giusto, la palla va alta sopra la traversa. Cordova la gira Muniain, Muniain ancora indietro per Begnan, si deve svegliare ancora Muniain da un punto di vista di gioco e sono nelle conclusioni che è pericoloso, come Iñaki Williams che ha preso un palo incredibile in questo momento. Dobbiamo essere più cinici sotto porta perché comunque le azioni ci sono, abbiamo fatto 4 tiri a 1, però manca il gol. Calcio di punizione per Ibai Gomez al centro per Iñaki Williams e poi il gol di Muniain. Dicevi Luculus, cos'è che non fa Muniain? E beh, adesso si è sicuramente svegliato il signor Muniain, sotto porta è stato cattivo tanto quanto basta. Rivediamo il colpo di testa di Iñaki Williams che si stava spegnendo sul fondo molto probabilmente, ma poi Iñaki Williams mette la zampa e c'è il gol del Bilbao. Calcio d'angolo ancora per il Bilbao con Begna sul primo palo, Iñaki Williams di testa, un acuto che però si spegne sul fondo. Questa è una partita sicuramente maledetta, abbiamo due infortuni già sostituiti che sono appunto Ibai Gomez e Kenan Cotro, ora si è fatto male anche Muniain, se se ne fa male un altro dovremmo giocare in 10. Calcio d'angolo di Begna sul primo palo, Iñaki Williams, spaccata di Aduriz, credo, gol di Aduriz, la leggenda del calcio dell'Athletic Bilbao che se non mi sbaglio nella realtà ha anche ufficializzato il suo ritiro
ed è una grave perdita, insomma, per il mondo del calcio, per uno che ha dato veramente tantissimo per questa maglia. È una vittoria amara questa contro la Real Sociedad. Sicuramente abbiamo vinto in maniera rotonda perché ha segnato Muniain e Aduriz, abbiamo fatto una valanga di tiri in porta, la Real Sociedad non è stata quasi mai pericolosa, però ben tre infortunati che potrebbero condizionare sicuramente le prossime partite. Parliamoci chiaro. Questo è uno scontro che sulla carta dovrebbe essere davvero molto molto semplice, perché è vero, il nostro avversario gioca in casa, però è anche in 18ª posizione nella Liga Spagnola e hanno fatto la bellezza di soli 10 punti. Noi ne abbiamo fatti 4 volte tanto, inoltre vengono da 5 risultati un po' così, 3 sconfitte e 2 pareggi, quindi non si può dire che siano in buona condizione, però è anche vero che sfruttano un modo davvero molto molto offensivo, perché è vero, c'è un centrocampista difensivo che va a schermare i due difensori centrali, però c'è subito una mezzala che va a attaccare la tre quarti, ci sono due attaccanti esterni che dribbleranno i nostri difensori e poi andranno in area di rigore per provare a tirare, e poi c'è un centravanti che attacca subito la profondità, che allunga la squadra, quindi vanno comunque rispettati. Il problema vero però, che ho io oggi, è che ci sono troppi giocatori che si sono distinti in allenamento e mi mettono in grandi difficoltà. Ci sono la bellezza di ben tre punte e quindi dovrò utilizzare il solito 3-4-3, che però non mi permette di mettere ancora una volta Raul García, che si è distinto per quanto riguarda le ultime partite a questa bella media del 7-40, ma certo non potrei metterlo come CCQ perché l'abbiamo già detto, non ha più il fisico per andare in avanti e indietro. Mi preoccupa molto la scelta forzata di questo modulo dai giocatori che si sono distinti in allenamento. Io spero che non succeda l'irreparabile, però insomma nel secondo tempo potremo comunque dare un volto nuovo alla squadra se vediamo appunto che non riusciamo a reggere il confronto. Sulla carta affrontare quel modulo lì con questo modulo qua è sbagliato. Ieri allunga la palla in avanti per Unai Lopez, che può andare subito in verticale per Villalibre, che però non ha proprio il piglio per reggere il difensore centrale di avversario e quindi perdiamo un'occasione. Begna ancora per Dani Garcia, ancora Begna in avanti, palla illuminante per Unai Lopez che dribbla l'avversario, la mette al centro e poi c'è Córdoba che porta in vantaggio l'Athletic Bilbao. Attenzione, ci hanno lasciato troppo libero il nostro pensatore, il nostro Begna, che ha messo una bella palla sulla fascia. C'è stato anche il dribbling di un giocatore che in realtà secondo me è più un trequartista, quindi ha doti per saltare l'uomo, non è molto agile, non è molto veloce, quindi se lo si marca stretto potrebbe avere difficoltà nel liberarsi, però siamo stati fortunati, siamo passati in vantaggio. Calcio di punizione per Pozzo, attenzione, colpo di testa e c'è il pareggio su Bagato per quanto riguarda il Mallorca di Aleksandar Sedlar. C'è obiettivamente un problema su questi calci piazzati, l'abbiamo sempre detto, non vorrei fare la fine del piangina di turno, ma c'è anche Unai Simón che insomma si fa passare questa palla in mezzo ai guantoni, dico io, com'è possibile? Attenzione, il VAR ci regala un calcio di rigore, Begna dal dischetto, speriamo che non sbagli, Begna va al tiro e c'è il gol spiazzando il portiere, l'Athletic Bilbao ritorna in vantaggio, su calcio piazzato ci hanno fatto gol, su calcio, su palla inattiva abbiamo fatto gol, anche noi siamo ritornati in vantaggio, 2-1 per il momento, ci sta alla grande. Attenzione perché l'avversario ha un'altra palla inattiva, però stavolta Unai Simón si ricorda che può uscire e può utilizzare le mani anche in maniera diversa rispetto al passato. La palla è per Yerey che può far ripartire quindi la manovra direttamente dalle retrovie con ancora Unai Simón, con calma olimpica, il biondino del Bilbao, poi Iñigo Martínez ancora in avanti per la manovra offensiva di un Iñaki Williams che viene però fermato, Pozzo poi per Febas, ancora in avanti il Mallorca va al tiro addirittura da tre quarti, non ci stava quella scelta, Codro può far ripartire Bilbao, gira la palla Iñigo Martínez che potrebbe lanciare qualche compagno, trova il solito Unai Lopez libero, palla per Iñaki Williams e c'è l'11ª rete stagionale del nostro bomberone basco. Rivediamo l'azione con Codro che era sceso fino in fondo perché il falso 9, come vi dico sempre, torna spesso dietro. Avete visto che bella manovra proprio a far ripartire, a creare superiorità numerica a centrocampo, perché di base il 3-4-3 per come l'abbiamo creato è un po' debole per quanto riguarda la presenza nella parte centrale, però se i due falsi 9 riescono a ritornare indietro creano poi invece la superiorità ed è quello che ha fatto molto bene Codro. Sedlar ancora in avanti per Salibur che in area di rigore va al tiro e si spegne fortunatamente sul fondo. Kubo attacca la profondità, il Mallorca ha completamente cambiato il modulo, adesso si presentano con un 4-2-4, Iñigo Martínez riesce però a fermare l'offensiva dell'avversario e butta la palla addirittura in avanti. Attenzione a Codro, il portiere dorme e Codro si è mangiato il gol della vita.
finisce 1-3 per l'Athletic Bilbao. È stata una partita più semplice del previsto, l'avversario era davvero poca cosa, dalle statistiche sembra una partita più equilibrata. Si è fatto male però Begna, speriamo che sia un infortunio leggero come è stato nella precedente partita con quei tre ragazzi che poi alla fine si sono recuperati quasi subito. Andiamo però al prossimo incontro dove ci aspetta la Coppa del Re. È arrivato il momento della Coppa del Re per quanto riguarda l'Athletic Bilbao, però il primo avversario è il Palafrugell, una squadra di divisione inferiore spagnola con un valore stimato di neanche 12.000 euro, i cui giocatori sono per lo più inventati, a parte questi tre che hanno un valore di 0 euro. Non mi sembra il caso di fare un'analisi tattica, non mi sembra il caso di scendere in campo, simuleremo questa partita, metteremo però in campo sicuramente i giocatori che sono distinti di più in allenamento. Ci sono tre difensori centrali, in questo caso farò però riposare Yerey perché appunto l'incontro è quello che è. Però voglio dare spazio al terzo portiere che per tutta la stagione si è allenato bene ma non ha mai potuto farci vedere di cosa è capace, perché insomma era sicuramente più scarso degli altri due portieri, quindi stavolta toccherà a lui, diamo a lui questa possibilità e andremo a simulare questo incontro che chiaramente, ripeto, è scontato sulla carta. Andiamo sul risultato istantaneo, siamo mai che addirittura siamo capaci di perderlo, vediamo un po' cosa deciderà la simulazione del gioco. 8-1 per l'Athletic Bilbao. Quando si gioca in casa di sicuro c'è il fattore campo, il pubblico spinge la squadra di casa, però è anche vero che oggi incontriamo il Betis che sulla carta comunque è un team che può mettere in difficoltà diverse squadre della Liga Spagnola, che però evidentemente affronta un momento di crisi perché sono solo in 12ª posizione. Ci sono un sacco di giocatori interessanti comunque in questo team, soprattutto Nabil Fekir, giocatore estremamente duttile, può giocare sulla tre quarti sia al centro che sulle fasce, ma volendo può fare anche il centravanti, anche perché ha ottime qualità tecniche. Dialogherà sicuramente con la punta completa, questo Iglesias, che però non solo sa dialogare, sa fraseggiare, ma evidentemente avrà anche un bel colpo di testa dato questo range ed è forte anche a livello fisico, è alto 1,87, pesa 84 kg, quindi sarà pericoloso anche sulle palle inattive. Sulla parte destra però si comporta in maniera diversa rispetto alla parte sinistra. Qui abbiamo Joaquin che ormai ha 38 anni, quindi la resistenza è molto bassa, speriamo appunto che venga limitato nelle incursioni, però lui andrà fino in fondo e metterà appunto una palla evidentemente per Iglesias. Non la metterà sul palo opposto perché non abbiamo un attaccante esterno, qui c'è Guardado che sicuramente ha bisogno dei movimenti senza palla del terzino fortificante per attirare poi su di sé l'attenzione e liberare appunto il regista avanzato che potrebbe poi mettere un traversone a sua volta nell'area piccola dove potrebbe appunto arrivare Iglesias o dalle retrovie proprio Nabil Fekir. Vediamo un po' chi si è distinto in allenamento. Abbiamo oggi un po' di difficoltà perché praticamente la squadra si mette in campo da sola, ci sono un sacco di giocatori che si sono allenati molto bene, soprattutto troviamo Begna e Unai Lopez che ci mettono in grande difficoltà perché dobbiamo per forza utilizzare un 4-4-2, Unai Lopez tra l'altro non è una vera e propria ala, mettiamo Muniain che si è distinto soprattutto nelle ultime partite sul campo con questa media voto davvero molto molto alta. E soprattutto però mi dispiace mettere fuori Raul Garcia, ma non ho spazio per inserire persino lui, probabilmente ci sarà spazio nel secondo tempo. Scendiamo in campo con questo 4-4-2. Joel pronto al rinvio, palla lunghissima che però becca il nostro Yuri che rilancia in avanti per Cordoba che potrebbe mettere una palla al centro, Cordoba però perde il tempo giusto, viene anche fatta una buona fase difensiva da parte del Betis, però la palla finisce ancora Unai Lopez che la appoggia a Muniain che si allarga, la passa a Leo che è il terzino destro del Bilbao, prova a saltare l'uomo però non ce la fa, allora Unai Lopez palla al centro per Codro che di testa è sempre pericolosissimo, il nostro Keenan Codro, autore di un'ottima stagione, ben 8 reti in questa prima parte, in questa che poi è la prima partita del 2020 per l'Athletic Bilbao. Rivediamo l'azione dove Rodriguez ferma benissimo il nostro terzino destro, poi però c'è il traversone per la testa di Keenan Codro che non perdona il Betis e il Bilbao passa in vantaggio in casa. Poi dicono che le rimesse sono buggate, rivediamo l'azione di questa rimessa laterale, lunga, molto lunga, Yuri la mette direttamente nell'area di rigore, arriva la testa di Codro che fa gol e Joel insomma evidentemente fa anche lui una mezza papera perché una palla non era sicuramente forte, era un colpo di testa, non era un tiro al volo. Calcio di punizione di Begna che la mette sull'area piccola, però viene fermato stavolta l'incursione del Bilbao, addirittura Borja Iglesias si riesce a trasformare l'azione difensiva in offensiva, salta persino con un po' di fortuna l'avversario in terreno di rigore, Borja Iglesias non lo ferma nessuno, va al tiro e fa gol.
Mamma mia, Borja Iglesias, ma che gol ha fatto, incredibile, un'azione cost to cost, con rabbia, con cattiveria agonistica, ha resistito al contrasto del difensore e poi se l'è dribblato pure una seconda volta e poi ha messo una palla molto molto potente, Unai Simón davvero non si può più vedere, io devo cominciare a mettere Yerin, non posso più andare avanti con sto portiere che fa ogni volta una papera. Yuri, ancora palla per Inaki Williams, stavolta però Joel c'è. Mugnain fa ripartire l'azione del Bilbao, gestisce la palla male. Kwame allora recupera il pallone, infortunato riesce comunque a rimanere stoicamente in campo. Poi Pedraza può attaccare sul lato di sinistra, si ferma, appoggia Rodriguez che viene anticipato da Mugnain, che resiste anche al contrasto, la passa a terzino destro che la lancia per Inaki Williams in profondità per Codro, in area di rigore, il tiro di Codro, il gol di Codro. 3-1 dell'Athletic Bilbao, decima rete di Kenan Codro che raddoppia. Ancora il vantaggio, siamo 3-1 sul Real Betis di Siviglia. Rivediamo l'azione di Naki Williams che stavolta va lui a fare da assist man per il compagno e poi Codro sul palo opposto del portiere che non può nulla. Il nostro terzino va a spingere, va a allungare per Naki Williams che sul filo del fuorigioco va al tiro e mi aspettavo sicuramente una conclusione un po' più efficace alla Kenan Codro, potremmo dire ormai. Begna sul calcio d'angolo, palla al centro sul primo palo, nulla di fatto. Calcio d'angolo per Begna sul primo palo, Yerey di testa, gol dell'Athletic Bilbao. Beh, così è troppo semplice, obiettivamente il Real Betis proprio è in condizione difficile, ce lo ha dimostrato con la classifica, non hanno avuto tantissime occasioni, a parte quel cost to cost bellissimo dell'attaccante del Betis che poi ha portato poi al gol della squadra avversaria, però obiettivamente un po' troppo debole, soprattutto non riesco a capire perché ci sta un Fekir che non è in condizione e non viene neanche sostituito. Emerson per Bartra, ancora William, ancora Emerson sul lato di destra, poi c'è il cambio di gioco per la via centrale con Fekir che prova a inventare ma viene anticipato. Cordova allora può trasformare l'azione difensiva in offensiva, la palla per Unai Lopez che la gira per Williams, Inaki, ancora un gol per l'Athletic Bilbao. Ora sono però davvero troppi, 5-1 per questo team che ci sta sorprendendo in questo inizio di stagione. Vediamo Cordova che l'appoggia a Unai Lopez che verticalizza di prima per Williams. Ancora una volta tiro però sul palo opposto, proprio a fil di palo. Il portiere lì in quel caso chiaramente non può farci nulla. Sirdel per William che allunga davanti per Loren, ancora Canales per Loren sul lato di destra, la gira poi a Guardado che si accentra, mette la palla sul lato opposto dove Borja Iglesias è però troppo defilato, quindi Cordova può rinvenire su di lui e mette ancora una palla in avanti per Naki Williams che viene anticipato. Kenan Codro però ritorna indietro, la passa al centrocampista, poi Mugnain cost to cost si defila troppo, quindi poi deve gestirla Unai Lopez, mette un cross basso per Cordova e c'è il 6-1 dell'Athletic Club di Bilbao che chiude definitivamente i conti. Devo dire ingeneroso risultato, abbiamo sicuramente stradominato, ma 6 gol sono davvero tanti. Rivediamo Unai Lopez sull'out di destra che sfonda con una palla bassa in maniera molto intelligente, perché una palla alta chiaramente non avrebbe sortito alcun effetto, c'erano troppi giocatori nell'area di rigore avversaria. Finisce così 6-1 con tripletta di Kenan Codro che ha fatto l'Inaki Williams di turno, Yerey e poi Inaki Williams non poteva certo mancare, Iñigo Cordova chiude poi i conti al 91esimo. Al momento la classifica dice che nella Liga Spagnola ci sono ben 3 squadre che lottano per lo scudetto, stranamente l'Atletico di Madrid si è defilato dalla corsa almeno al momento perché ha solo 39 punti, anche il Siviglia comunque avrebbe potuto fare forse qualcosina in più, per il resto devo dire che questo Athletic Bilbao ci sta stupendo, ma abbiamo sempre affrontato avversari in difficoltà, siamo stati davvero molto fortunati, ma abbiamo anche preso una batosta vera quando abbiamo incontrato uno squadrone come il Barcellona, quindi non ci facciamo sicuramente illusioni, ricordiamo che il nostro obiettivo era andare in Champions, penso che avendo 8 punti sul Siviglia potrebbe essere fattibile arrivare perlomeno al quarto posto, credo che questa squadra potrebbe darci delle soddisfazioni, ma sono molto 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 preoccupato per il futuro perché obiettivamente ci sono un sacco di giocatori vecchi in questa rosa e il mio DS non sta acquistando assolutamente nulla, quindi se questa stagione potrebbe anche essere positiva il problema sarà la prossima, perché come facciamo con Aduriz che se ne va e Raul Garcia che ormai 33 anni è a fine contratto, non lo stanno neanche rinnovando, io sono davvero in difficoltà, spero che il DS si muova. Vi ringrazio anche per i consigli che mi avete dato nel video precedente con i vostri commenti, continuate a segnalarmi i giocatori, io glieli metto come obiettivi principali al mio DS, ma a quanto pare fa orecchie da mercante. Non mi resta altro da fare che salutarvi, ci vediamo al prossimo episodio con il mitico Atletico di Bilbao. Buon salvone a tutti!